Si svolgeranno in modalità online a partire dal 22 ottobre le nuove selezioni in vista dell'avvio dell'ITS meccatronico in provincia di Belluno, un percorso gestito dalla Fondazione ITS Meccatronico del Veneto, finanziato dalla Regione Veneto attraverso il Fondo Sociale Europeo e dal MIUR, nonché fortemente voluto sul territorio da Confindustria Belluno Dolomiti. Proprio il gruppo giovani degli industriali bellunesi ha deciso di incoraggiare ulteriormente gli studenti verso questo percorso biennale post maturità che prevede 2.000 ore di formazione, delle quali 1.200 in aula e 800 in azienda, mettendo a disposizione delle borse di studio del valore di 350 euro per ogni iscritto, al fine di abbattere le spese di iscrizione e i costi di viaggio. Il 2020 è stato un anno particolare, è stato un anno in cui il nostro gruppo ha fatto molte meno attività. Che cosa abbiamo fatto quindi? Abbiamo preso le economie che abbiamo avuto in questo 2020 e abbiamo detto: investiamo queste economie in delle borse di studio perché nessuno possa dire non mi sono iscritto all'ITS, non ho frequentato l'ITS per questioni economiche. Quindi abbiamo deliberato come gruppo giovani imprenditori un contributo che vada a coprire tutti i costi di trasporto per tutti gli iscritti all'ITS. Vogliamo sostenere in maniera concreta quelle ragazze e quei ragazzi che sceglieranno questo percorso strategico per il manifatturiero della nostra provincia, ha concluso infine Darin Zanco. Le iscrizioni per il corso tecnico superiore per l'automazione e i sistemi meccatronici sono attualmente ancora aperte.